E siamo live con Romina Alessandri, la direttrice di Scienza e Conoscenza, per presentarvi l'ultimo numero in uscita di Scienza e Conoscenza, il numero 77, ve lo faccio vedere, in uscita proprio in questi giorni, ed è un numero veramente, mi viene da dire Romina, ho iniziato a sfogliarlo, veramente molto molto interessante. E posso leggervi a tutti quanti voi che state vedendo il video alcune righe che si trovano nella parte dell'editoriale di Romina, che dice: forse a qualche lettore questo titolo può sembrare bizzarro. Il titolo è Corpi di luce. A qualche lettore questo titolo può sembrare bizzarro, eppure dice una grande verità. Infatti, tutti noi, esseri viventi, siamo fatti prima di tutto di luce e solo dopo composti da ciò che ci dà una forma, quella materia visibile all'occhio umano. Abbiamo deciso di dedicare questo numero quindi alla luce per questo motivo, perché volevamo dimostrare attraverso le ricerche e le scoperte di tanti studiosi internazionali che tutti gli esseri viventi sono prima di tutto energia e solo dopo materia. Beh, mi sembra veramente una introduzione, un editoriale bellissimo. E allora avevo piacere proprio, Romina, che spiegassi a tutti quanti noi che abbiamo adesso la possibilità di avere tra le mani questo nuovo numero, di cosa parla il numero 77. Sì, Rafael, grazie per questa domanda e grazie per aver letto in parte l'editoriale che veramente ho scritto con il cuore, perché è un numero che ha questo grande obiettivo, ovviamente non è possibile pubblicare tutto ciò che nel mondo si dice o si è scoperto su questo ambito, però diciamo, ci abbiamo provato e abbiamo messo insieme quello che ci sembrava veramente più importante. Effettivamente è così, noi siamo esseri di luce, siamo prima di tutto luce ed energia, ma non un'energia qualsiasi, un'energia informata. Informata da cosa? Questo lo dovrete scoprire sicuramente leggendo questo numero di Scienza e Conoscenza, ma sicuramente potrete già intuire che questa informazione, che è quello che poi dà anche una forma al nostro corpo, diversa per ognuno di noi, ma anche energeticamente diversa, è data dalla nostra coscienza, dalla nostra consapevolezza, ma non solo, anche da una coscienza universale che permea tutto quanto, tutto quello che è, diciamo, nella nostra esistenza. Siamo energia informata e vibriamo in modo coerente con tutto il resto dell'universo. Che bello questo concetto, energia informata. E questo essere legati, che se ci pensate, ci porta veramente a fare degli articoli che vanno veramente nella direzione di poter parlare di ebofotoni, di campi energetici, quindi qualcosa di molto anche con dei dati tangibili e scientifici. Però dall'altra parte Romina ci parlava di questo collegamento col tutto, che se ci pensate c'ha una radice antica. Pensate al glorioso popolo degli indiani d'America. Già loro, per esempio, dicevano che alla fine tutto quanto è legato. Quindi bellissima questa simbologia. Ma perché la luce è così importante? Ma la luce è una forma di energia, per cui noi utilizziamo questa parola semplicemente per dire, sicuramente è il modo più poetico, no? La luce è tutto, è quella che ci dà la vita, è quella che in realtà sembra anche una cosa molto normale, no? Vabbè, senza luce non si vive, siamo come le piante, ma in realtà questa luce è proprio energia, energia che viene emessa dal nostro corpo. Dobbiamo pensare come se guardando la nostra forma fisica, quindi la nostra materia, diciamo così, vedessimo intorno una luminosità. Questa luminosità, chiamiamola così per semplificare, ovviamente, sono i biofotoni. Che cosa sono questi biofotoni? Semplice energia che ognuno dei nostri corpi emette, non solo noi, tutti gli esseri viventi, ed è una cosa che è facilmente dimostrabile. Tant'è che tanti scienziati e ricercatori che hanno scritto anche in questo numero l'hanno misurata e noi vi spieghiamo appunto all'interno degli articoli dell'intervista
come l'hanno misurata, quanto è potente e che cosa può fare, non solo a livello di, diciamo, filosofico, per cui sappiamo che c'è questa cosa e diciamo è conoscenza, no, ci sono proprio delle possibilità che grazie a questa energia misurabile, ripeto, si possa in qualche modo sia modificare la nostra realtà sia andare a lavorare sulla nostra salute, e questa è la cosa più importante. Quindi, come piacciono di macro, quindi dati e dati concreti. Ma senti, quanto è importante, siccome all'interno del numero so che si parla anche di vitamine, quindi vitamine e luce, quanto è importante? Magari che vitamine siete andati ad analizzare tu e il comitato scientifico? Allora, in particolare, ovviamente legandoci alla luce, non potevamo non parlare di vitamina D, che è appunto la, non è in realtà poi una vitamina, comunque si attiva nel nostro corpo grazie appunto all'esposizione alla luce solare, ma non solo, parliamo anche di vitamina C e di vitamina A, come fondamentali per recuperare la salute, ma anche a livello di prevenzione. E tornando, diciamo, un po' al nostro contesto attuale, storico, quanto è importante oggi la prevenzione, per cui vi invito veramente a vedere questa parte dedicata alla, cioè proprio la rivista è divisa in tre settori, uno dedicato alla luce in medicina, uno dedicato alla luce in fisica e l'altro dedicato alla prevenzione attraverso anche l'utilizzo di l'integrazione di queste vitamine. Ma penso che hai parlato proprio di ciò che è magari un po' la realtà dei nostri giorni, quindi andando verso quello che è un concetto di infezioni virali, e quindi immagino che all'interno della rivista ci sia anche la luce come va anche ad aiutarci in tal senso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ho letto un articolo che mi ha particolarmente stupito, che parla delle onde elettromagnetiche che curano. Puoi magari parlarcene un po', Romina, e spiegarci cosa significa onde elettromagnetiche che curano? Sì, Rafael, le onde elettromagnetiche che curano sono ovviamente legate anch'esse alla luce, quindi all'energia, e c'è un articolo di un ingegnere, l'ingegnere Allegretti, che è uno dei massimi esperti sui campi elettromagnetici, anzi sugli effetti dei campi elettromagnetici sulle nostre cellule e sui nostri tessuti e quindi sulla nostra salute. E lui cosa ci dice in questo articolo? Ci parla della possibilità di utilizzare le tecnologie elettromagnetiche sia per diagnosticare che per curare il cancro. Quindi sicuramente una ricerca molto importante che va anche un po' a lanciare delle nuove intuizioni e idee per il mondo della cura appunto ai tumori, che in realtà come argomento è un argomento che tocchiamo un po' in tutti i numeri, cioè la ricerca anche su questo fronte. Ho visto poi all'interno della rivista che c'è anche una buona parte legata alla fisica della luce, sì, ci sono anche degli articoli su Tesla, e in questa sezione qua di cosa parliamo? Sì, in questo numero abbiamo una corposa parte della rivista dedicata proprio alla luce in fisica, parliamo di domini del vuoto, parliamo della torre di Majorana con un fisico che ha collaborato diverse volte con la nostra redazione, che è Ignazio Licata, che saluto se dovesse seguirci. Abbiamo un articolo molto bello su Nikola Tesla, che è ancora presente per quanto riguarda le sue ricerche nel mondo, diciamo, delle scoperte più innovative. Poi parliamo di dualismo onda-particella, parliamo di etere e di orgone, dell'energia orgonica. Insomma, abbiamo veramente un bel po' di carne al fuoco. Un bel po' di carne al fuoco, mi sembra veramente di sì. E ricordiamo a tutti quanti gli amici, quindi, che è uscito fuori il numero 77 della rivista Scienza e Conoscenza. La trovate nelle migliori librerie italiane oppure sul sito www.scienzaeconoscenza.it o www.gruppomacro.com. Romina, ti ringrazio e saluto anche tutti quanti i lettori di Scienza e Conoscenza, e mi viene a dire veramente complimenti, perché Scienza e Conoscenza ormai ha 20 anni e merita veramente tutto il successo che ha.
Grazie, grazie mille Raffaele, grazie che ci sta ascoltando e ci sostiene sia come lettore sia come amico di Gruppo Macro e di Scienze e Conoscenza. Ciao a tutti, ciao.